all'interno di un'abitazione, di una capanna, del villaggio del progetto Toilet Palani Hills. Come vedete, la casa è formata da un unico vano che serve sia come accoglienza, quindi quello che potrebbe essere il nostro salotto, sia come camera da letto. C'è un'altra stanza che viene adibita a cucina. Non ci sono toilet in questa casa, tanto è vero che le donne sono costrette ad andare fuori nella campagna di notte per potersi lavare, sempre per il discorso della sicurezza e della propria privacy. Ecco, vedendo questa abitazione, vedendo la povertà, vedendo come sono tutte le poche suppellettili che ci sono, si riesce a capire e a comprendere quanto è importante il supporto economico a favore di questo progetto. Qui dentro ci sono tre cisterne d'acqua. Le donne partono al mattino presto, vanno a prendere l'acqua e poi la depositano in queste cisterne. Ecco, è proprio un invito a capire che realtà ci sono ancora in certi villaggi del mondo. Questa è una delle toilet, voi potete vedere l'interno, molto povero, spartano, che è stata finanziata attraverso la SEFA. Ribadisco questo discorso dell'importanza delle toilet per il villaggio. Questo villaggio è interamente abitato da popolazioni tribali.